Buonasera a tutti, continua il ciclo di conferenze dedicato alla scoperta del pozzo dei lavatoi e oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi il professor Danilo Leone. Lo ringrazio non solo perché è arrivato da pochi giorni dalla Cina, ma direttamente stamattina da Foggia, quindi grazie. E, il professor Leone è un archeologo classico, e si è laureato a Foggia, vero? A Bari. A Bari. E, alla laurea in lettere seguita il diploma di perfezionamento e poi la scuola di specializzazione in archeologia. È professore associato in metodologie della ricerca presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Foggia. E poi è titolare delle cattedre di metodologie e tecniche della ricerca archeologica, di beni culturali e territorio, di educazione al patrimonio culturale e al territorio presso l'Università di Foggia e di archeologia subacquea presso l'Università di Bari, perché Danilo Leone è anche un archeologo subacqueo. La sua partecipazione a scavi, ricognizioni e progetti di ricerca è ampia, mi fa piacere ricordarne alcuni. Dal 2009 ancora in corso al Fanum Goltunne, il santuario federale etrusco che si trova sul pianoro di Campo della Fiera, uno dei motivi dove è stato trovato anche questo pozzo di cui ci parlerà tra poco, a Torre di Santa Sabina, dove sta, che è un progetto internazionale tra Italia e Croazia. La grotta di Venere Sosandra a Vieste ed è anche responsabile degli scavi a Ustica. La sua attività è molto ampia, come vi dicevo, non solo partecipa come direzione a scavi e progetti scientifici nazionali e internazionali, ma a convegni sia nazionali che internazionali. Ha un'ampia attività in curatela delle mostre, è membro di comitati scientifici di musei, di riviste e di collane, tra tutte ricordo membro del comitato scientifico del MARTA, il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, e per quanto riguarda le riviste e collane, delle stratigrafie del paesaggio, dell'archeologo subacqueo e delle insule Diomede, e poi consulente scientifico per documentari. Molto, molto cospicua è la sua attività di pubblicazione, convegni, meeting, collane, saggi, mostre, è curatore della mostra di cui ci parlerà oggi, non della mostra ma dello scavo, la storia dell'acqua e il pozzo medievale di Campo della Fiera a Orvieto. E io ho avuto il piacere di vedere questa mostra a Roma pochi mesi fa e non vedo l'ora di ascoltarla. Bene, grazie alla direttrice Camigna per questo invito, sono molto contento di essere qui, soprattutto perché oggi abbiamo questa forma di un gemellaggio tra due pozzi. Qui scavo si è svolto con modalità diverse, ma forse ci sono dei punti di contatto e questo ci aiuta anche a scambiarci delle idee sulla, non tanto sulla tipologia dei vasi rinvenuti, ma sulla maniera della formazione, su come si sono formati questi depositi all'interno di questi pozzi. Faccio i miei complimenti alla direttrice e al suo staff per questa bella struttura, questo museo. E soprattutto insomma, l'amministrazione di Montelupo, perché non è facile trovare delle strutture così ben organizzate nella provincia italiana. Ecco, io vengo dalla Puglia e spesso si fa fatica a trovare i fondi per poter investire in strutture culturali. Oggi vi racconterò questa storia, la storia di questo scavo. In realtà il sito archeologico del Fanum Goltunne, il santuario degli Etruschi, è una storia lunga 20 secoli, lo scavo è iniziato circa 24 anni fa, io ed
diretto dalla professoressa Stopponi, Simonetta Stopponi, che è un etruscologa già ordinario di etruscologia dell'Università di Perugia, e io mi sono associato, sono arrivato in questo scavo nel 2009, quindi un po' di anni fa, perché scavando gli etruscologi hanno cominciato a individuare delle strutture più recenti. Per gli etruscologi il mondo finisce con Roma, dopo Roma è finito il mondo, per cui hanno cominciato a trovare delle strutture di età romana. E quindi io conoscevo la professoressa Stopponi e mi ha chiesto di dargli una mano, quindi è nata questa amicizia e questa collaborazione scientifica. Quindi vi parlerò innanzitutto del contesto prima di arrivare al pozzo, perché vedrete che questo racconto si comprende comprendendo tutto quello che c'è intorno al pozzo. Noi abbiamo in questi anni tentato di applicare tutti i metodi che la moderna archeologia ci mette a disposizione, quei metodi che insieme definiscono quella che chiamiamo l'archeologia globale, quindi le fonti letterarie, le fonti epigrafiche, iconografiche, quando ci sono, e poi le fonti materiali, quelle che sono le fonti tipiche degli archeologi, quindi l'archeologia dei paesaggi, l'archeometria, l'archeologia dell'architettura, l'archeosismologia, l'archeoantropologia. Dove ci troviamo? Ci troviamo alle pendici della Rupe di Orvieto, in questa piccola valle che è tagliata da una strada, la via del petrolio, una strada che ripercorre già quella che Procopio di Cesarea definiva la via Exodus, cioè l'unica strada che consentiva l'accesso a Orvieto, l'antico Orvieto, una città difesa, facilmente difendibile perché era posta su questo tufo, su questa rupe, e quindi l'unico accesso veniva da questa strada. Bene, come vedete, sulla destra, sulla sinistra di questa strada c'è una piccola valle che il cui toponimo è appunto Campo della Fiera, e fra poco scopriremo perché. In questo luogo abbiamo ricostruito una continuità di fenomeni, di azioni, di forme lunga più di 20 secoli, cioè dal VI secolo a.C., quando viene costruito il santuario degli Etruschi, fino almeno al XVII secolo d.C., cioè quando il sito, l'area, viene abbandonata, cioè viene trasformata in un semplice campo coltivato. Il paesaggio di questo luogo, e questa è anche la nostra fortuna, è un paesaggio immutato, un paesaggio che non è cambiato, almeno dal XV secolo in poi, così come lo vediamo rappresentato in varie vedute del 1600, del 1600, del 1700, il punto di vista in genere è sempre lo stesso, così come la viabilità è molto simile a quella contemporanea. E in questo luogo, lungo quella strada che vi ho fatto vedere, avviene l'incontro tra il vescovo di Orvieto, il Papa Urbano, e il corporale, perché c'è stato il miracolo del corporale a Bolsena, e Papa Urbano IV decide di portare Orvieto questo corporale e di inaugurare quella festa del Corpus Domini, tutti ricordiamo come la festa del Corpus Domini, quindi un luogo particolarmente significativo dal punto di vista sacro, per cui l'immagine non è chiarissima, comunque questa è la valle vista appunto dalla città di Orvieto, dalla rupe di Orvieto. Allora, ci sono tantissimi, ci sono stati nel corso dei secoli tantissimi tentativi, le fonti parlavano di questo santuario, le fanno contunde, nell'Ottocento, nel Settecento, nell'Ottocento avevo cercato di individuarlo, e quindi con sterri e con ricerche varie avevano rinvenuto varie terracotte etrusche che poi furono vendute ai musei di Berlino, dove ancora oggi sono conservati. Ma di questo sito appunto parlavano le fonti antiche,
veniva chiamato, pensate, il luogo celeste. Il Famin Voltumne, e gli Etruschi lo riconoscevano come il luogo celeste. Era sostanzialmente il santuario delle 12 città etrusche. Qui i 12 popoli etruschi si riunivano per venerare Vertumna o Vertune, cioè la divinità etrusca. Giusto per fare un esempio, no? Un confronto è come i santuari panellenici, Delfi, Delos, insomma, qui si univano gli Etruschi, quindi un santuario molto importante perché in questo luogo si svolgevano ludi gladiatori, spettacoli teatrali, qui venivano i mercatores romani a vendere le loro mercanzie e i mercatores erano anche delle spie, tornavano a Roma e raccontavano cosa facevano gli Etruschi, cosa nel Faun accadeva. Questa è una pianta dello scavo, dei risultati dello scavo del sito fino all'anno scorso. Al momento abbiamo individuato una serie di strutture templari che si sviluppano lungo una via sacra. Quindi c'è una vera e propria organizzazione urbana. Questi sono gli ultimi edifici scavati negli ultimi 2 o 3 anni, pensavamo fossero dei templi, in realtà sono dei grandi basamenti sui quali erano posti degli altari, come vedete in quella ricostruzione lì in basso. Quindi ogni città etrusca dedicava un altare alla divinità. Dobbiamo immaginare quindi almeno 12 altari. Vi faccio una carrellata dei vari rinvenimenti di ex voto, terrecotte, statue, e questa è la divinità Veltune, il dio sepolto. Questa è una testa, una scultura in terracotta del V, inizi del IV secolo a.C., ritrovata nascosta in una fossa. Perché questa statua è stata nascosta? Perché nel 264 a.C. i romani distruggono il santuario, viene raso al suolo, addirittura qui vi ho inserito questa ricostruzione, abbiamo trovato i proiettili in piombo, che sono il segno, no, la testimonianza di questa distruzione. I templi vengono smontati fino alle fondamenta e, ci dicono le fonti, il console Fulvio Flacco porta in trionfo a Roma circa 2000 statue di bronzo. Alcune di queste, dobbiamo immaginare statue di grandi dimensioni, anche piccole statue, alcune le abbiamo trovate, soprattutto abbiamo trovato trovate moltissime basi con le tracce dei piedi, appunto, delle statue che sono state strappate dai romani e portate a Roma. Ora, i romani fanno costruire una domus, quindi accanto al santuario ormai distrutto, durante il periodo augusteo, quindi con l'imperatore Augusto, viene costruita una domus, una piccola parte del santuario è ricostruito da Augusto e quindi dedicato al culto della divinità imperiale, fondamentalmente, e in questa domus pubblica, in questa domus, che è una domus pubblica, ma cos'è la domus pubblica? È la sede del magistrato, quindi i romani inseriscono, nominano un magistrato, il pretore Etrurie, che qui risiede, che qui incontra i sacerdoti etruschi che tornano ormai alle dipendenze dei romani, e quindi il magistrato romano gestisce le nuove attività del santuario che continua nella sua attività sacra. Qui vi faccio vedere questa domus, una domus molto grande, stiamo continuando a indagarla, ha 2 impianti termali, quindi una domus importante, quindi significa che gli impianti termali erano sia di natura privata ma anche di natura pubblica, erano utilizzati dai frequentatori della domus, ma anche aperti per i frequentatori del santuario. Una domus molto ricca, come vedete, per i rivestimenti pavimentali, musiche, addirittura, cosa molto rara, abbiamo trovato delle sale da pranzo riscaldate,
vedete, triclini riscaldati, cioè con i pavimenti sospesi, quindi non gli impianti termali, ma sale da pranzo riscaldate per gli incontri invernali. Questa domus, dove mi soffermo, ha una lunghissima vita che prevede ristrutturazioni con nuovi pavimenti marmorei e quindi, come vi dicevo prima, è molto probabilmente, almeno secondo la nostra deduzione, una domus pubblica, la domus del Praetor Etrurie 15 Populorum, cioè il Praetor Etrurie delle 15, dei 15 popoli etruschi, la cui effigie, il cui busto, questo di Adrenea, abbiamo rinvenuto all'interno della domus. Quindi questo dovrebbe essere uno dei magistrati che nel corso dei decenni hanno frequentato questa domus, nel caso specifico Quintus Pompeius Vopiscus Acruzius. D'altra parte Vitruvio nel De Architettura descrive queste domus di proprietà dei magistrati, frequentate dai magistrati, ci dice che i personaggi di alto rango hanno case molto grandi che si dividono in parti pubbliche e parti private, e le parti pubbliche devono avere delle caratteristiche particolari, cioè devono per esempio prevedere delle basiliche, delle grandi aule. Ebbene, la nostra domus, torno un attimo indietro, ha una grande aula, quella indicata in cemento, una grande aula rettangolare che in genere non si trova nelle case romane, no? Pensate alle case pompeiane, domus pompeiane, ma non solo, ecco. Quindi probabilmente in questa grande, in questo grande ambiente, in questa grande aula, il magistrato incontrava i sacerdoti e insomma, i clientes. Mi soffermo su questa grande aula. Ho una domanda. Prego. Lei prima ha detto che questi templi erano lungo una via sacra. La via sacra. Cioè, c'è sarebbe... C'è delle, come c'è la linea di San Michele all'intorno, che si dice che si siano, cioè tipo, no? No, no, io sì, interrompetemi perché questa è, diciamo, l'introduzione, non vorrei sapere, però lo faccio volentieri, quindi se ci sono delle cose non chiare mi fermo volentieri. La via sacra è quella che vedete qui, è questa strada. Ah, ok. Vedete, è questa strada ai lati della quale vengono costruiti templi. Pensate che lungo questa strada abbiamo trovato anche un carro, i resti di un carro, i finimenti bronzei di un carro per le processioni sacre che si svolgevano appunto durante i riti che verosimilmente si svolgevano ad agosto, almeno secondo le fonti. Ora, questo santuario viene utilizzato come santuario etrusco almeno fino a Costantino, quindi fino agli inizi del IV secolo d.C. Una fonte epigrafica importante del scritto di Spello ci ricorda appunto che al Fanum si svolgevano ancora solennia ludorum, ludi scenici e munera gradatoria. Fondamentalmente gli spellati si rivolgono a Costantino chiedendogli di non andare più a Orvieto perché la strada è pericolosa, perché ci sono i briganti, perché c'è realtà, che chiedono di poter celebrare i solenni ludorum, di venerare la divinità a casa loro, cioè a Spello. Questo ci dice che a Orvieto c'era ancora un santuario funzionante, va bene, con Costantino. Come sapete, con Costantino poi inizia, no? si introduce la religione cristiana. Bene, ma la cesura che segna la fine del santuario si ha probabilmente nella seconda metà del IV secolo, forse a causa di un evento traumatico, un terremoto, non sappiamo bene se questo del 346 d.C., cioè sono diversi nella seconda metà del IV secolo, e come vedete abbiamo individuato le tracce di questi crolli attraverso studi di archeosismologia che segnano l'abbandono di alcuni ambienti, ma la vita non si ferma al
alcuni ambienti della Domus vengono sgombrati dalle macerie e soprattutto ricordate la grande ala dove si svolgevano gli incontri tra il magistrato e i sacerdoti, bene, quella grande ala viene trasformata in chiesa cristiana. Un primo oratorio paleocristiano, come vedete, è questo, con nuove pavimentazioni musive, con, ecco qui il dettaglio, siamo nel VI-VII secondo Cristo, con un presbiterio e addirittura le tracce dei candelabri, vengono chiamati olio-candela, cioè dei candelabri che tenevano appunto le lampade per l'illuminazione della chiesa, tutto intorno un monastero fatto di cucine, di capanne, quindi una struttura povera, di una comunità molto povera, perché abbiamo una fonte importante che è Gregorio Magno, Papa Gregorio Magno, che ci dice che il territorio di Orvieto nel VI secolo era organizzato in monasteri, in tanti piccoli monasteri, quindi c'erano tante piccole comunità di monaci. Noi pensiamo che, ecco, una delle lettere di Gregorio Magno, noi pensiamo che questo possa essere uno dei tanti monasteri di cui parla Gregorio Magno in due delle sue lettere. Adesso non mi soffermo su questi monasteri, vabbè, insomma, c'è una diatriba tra l'abate del monastero e il vescovo di Orvieto, il vescovo di Orvieto che gli aiuta al Papa, e quindi il Papa interviene citando questo monastero, che è il monastero di San Giorgio. Chi erano gli abitanti di questo monastero? Allora, in questi anni abbiamo scavato circa 150 individui, abbiamo individuato circa 150 tombe con altrettanti individui, altrettanti inumati. La necropoli si sviluppa un po' in tutto quello che è il santuario etrusco, ovviamente non si ha più la percezione del santuario etrusco, o meglio, le strutture antiche sono forse ancora visibili, forse anche sfruttate, ma della sacralità pagana del luogo non si ha più il ricordo. E quindi abbiamo scavato e continuiamo a scavare moltissime tombe che vanno dal VII secolo d.C. fino al XIII secolo d.C. Individui che abbiamo studiato, qui faccio vedere una tipologia di tombe a cassa, a fossa, eccetera, abbiamo studiato con i nostri archeoantropologi, si tratta di una comunità di contadini, mangiavano soprattutto vegetali, avevano malattie, patologie osteoarticolari, cioè provocate da carichi pesanti, e soprattutto erano affetti da vari parassitosi, brucellosi, parassitosi, sono tutte quelle forme di malattie che nascono dalla, come sappiamo noi, dalla convivenza tra l'uomo e l'animale, e quindi tutti i vari virus e parassiti li prendevano, soprattutto uomini, poche donne, e le poche donne avevano avuto parti frequenti. Abbiamo trovato anche dei bambini, quindi morti precocemente. E questi sono alcuni dei corredi di queste tombe. L'elemento costante dei corredi delle tombe altomedievali, almeno fino al X secolo, sono i pettini. Ne vedete alcuni qui al lato, i pettini in osso. Io spesso racconto questa storia ai miei studenti, non so se sapete perché spesso nelle tombe si trovano questi pettini, un po' perché, come accade ancora oggi, sono degli oggetti di uso quotidiano che sino nell'ultimo saluto si decide di lasciare all'interno della cassa, ma anche perché, questo è un dato antropologico, si credeva che anche dopo la morte i capelli continuassero a crescere. Molte di queste tombe venivano riaperte per essere riutilizzate, quindi spesso gli umani, alcune volte anche mummificati, erano accatastati per lasciare spazio ai nuovi
nuovi scherzi, insomma, dai nuovi individui. E quindi loro trovavano questi capelli lunghi. In realtà, come sapete, dopo la morte qualunque attività biologica si interrompe, ma è il corpo che riduce le sue, il suo volume, la sua dimensione. E quindi avevano sia l'impressione che questi capelli fossero lunghi, continuassero a crescere, quindi la presenza del pettine poteva essere funzionale a questo. Qui alcune rappresentazioni anche di tombe di famiglia, no? Di mausolei di famiglia. In questa tomba in particolare abbiamo trovato circa 12 individui sovrapposti. Allora, e veniamo, avviciniamoci all'ultima fase, in realtà non è proprio l'ultima fase di questa lunga storia. Quindi il santuario etrusco, la fase romana, la prima comunità cristiana, ma sulla famosa aula romana che era stata costruita sul santuario etrusco e che era stata trasformata in chiesa, in piccola chiesa, nel 1225-26, le fonti parlano del 1225, insomma non sono chiarissime, arriva una piccola comunità di francescani. San Francesco canonicamente muore nel 1224, forse più o meno, quindi dopo la sua morte i suoi confratelli cominciano a evangelizzare, cominciano a viaggiare, prima in Italia, poi in parte anche all'estero, quindi arrivano a Orvieto e ripercorrendo la storia che tutti noi conosciamo, no? Di San Francesco, l'iter è quello, si rivolgono al vescovo, chiedono di affidare loro un luogo abbandonato, una chiesa abbandonata, noi ricordiamo San Damiano, la Porziuncola, eccetera, i 15 circa francescani di Orvieto si rivolgono al vescovo e gli chiedono di affidare loro una chiesa di campagna abbandonata. Il vescovo capitano affida loro la chiesa di San Pietro in Vetere. Quindi significa che c'era una chiesa in questo luogo, il cui nome, la cui consacrazione era San Pietro, costruita in vetere, cioè su strutture più antiche, su strutture precedenti. Ed è quella che in questi anni noi abbiamo scavato. La chiesa che vedete in alto a sinistra, o nella vostra destra, è una la tipica chiesa francescana, stretta e lunga, una chiesa coronale, una piccola chiesa di campagna, costruita esattamente sulla grande aula della Domus Romana, cioè e quindi sulla chiesa paleocristiana. Quindi, come vedete, c'è una sovrapposizione di diversi secoli. Accanto alla chiesa, un grande edificio rettangolare, che noi forse impropriamente definiamo refettorio, ma è un grande edificio forse polifunzionale, dotato di due piani, perché ci sono dei pilastri poderosi che si sviluppano al centro, quindi doveva avere un secondo piano, ed era un luogo per lo stoccaggio dei prodotti della terra, ma forse c'erano anche le celle dei monaci al secondo piano, ma questa è una parte del convento che intendiamo indagare nei prossimi anni. E quindi a quel punto abbiamo cominciato a ricercare, a studiare, andare in biblioteca, in archivio, a cercare le fonti. E abbiamo scoperto che effettivamente esisteva una chiesa il cui nome era San Pietro in Vetere, una chiesa, ecco, che era attestata già dal 1211, quindi prima dell'arrivo dei francescani. Abbiamo scoperto che in questa chiesa uno dei 15 francescati era in odore di santità, tale Ambrogio da Massa, fra Ambrogio da Massa. Ora, qui devo fermarmi un attimo per una precisazione. Orvieto non aveva un santo patrono e quindi il comune
andava alla ricerca di un santo da festeggiare, in realtà veniva festeggiata la Madonna, no? I francescani avevano bisogno, come appunto spesso accadeva, di entrare in città, cioè di farsi costruire un nuovo convento in città, perché loro che cosa facevano? Arrivavano in campagna, vivevano secondo la regola in campagna, quindi in strutture poverissime. Ci raccontano le fonti che la mattina all'alba andavano a Orvieto, curavano i malati, chiedevano le elemosine e poi al tramonto tornavano giù. Noi tra l'altro con gli studenti abbiamo fatto questo percorso, perché sono in via della 500 metri, però insomma, è molto ripida la strada e quindi ci vogliono un paio di ore ad andare e un po' meno a tornare perché è in discesa. Tra l'altro a Orvieto era già divisa in ordini, c'erano i domenicani, erano arrivati gli agostiniani, quindi avevano bisogno di entrare in città, di farsi costruire questo convento. Qual era la maniera migliore per accelerare la raccolta delle elemosine? E decidere che il più sant'uomo dei francescani poteva essere santo. E quindi questo fra Ambrogio da Massa a un certo punto diventa un santo taumaturgico, come ne conosciamo tantissimi nel periodo medievale, un frate taumaturgico, cioè lui curava i malati toccandoli. Era un esorcista, sono numerose le interviste, perché poi come vedete c'è la fonte del processo di canonizzazione, insomma, perché fu avviato il processo di canonizzazione, e quindi vengono interrogate le donne, perché erano soltanto donne le indemoniate, non c'erano mai uomini, e quindi le donne liberate dal diavolo, vengono interrogati tutti coloro che erano stati guariti da Fra Ambrogio da Massa. Insomma, inizia questo processo di canonizzazione, muore il Papa Innocenzo e il processo si interrompe. Il nuovo Papa vuole vederci chiaro, quindi riordina un nuovo gruppo, insomma, una nuova commissione cardinalizia, insomma, per farla breve, questo Ambrogio da Massa rimarrà soltanto beato locale, non diventerà mai santo. Pensate che la chiesa di San Francesco, che è del convento di San Francesco, che sono oggi a Orvieto, perché nel frattempo i frati hanno raggiunto il loro obiettivo, sono fatti costruire il convento, viene ricordata prima come la chiesa di San Francesco e di Sant'Ambrogio da Massa, ma poi rimarrà soltanto chiesa di San Francesco. Del beato Ambrogio da Massa si perderà memoria. Questo convento, questa chiesa, dopo i francescani, viene occupato da altri minori, i servi di Maria, che erano fuggiti da Firenze perché c'era lo scontro dei Guelfi e i Ghibellini, eccetera. Tuttavia l'area è sempre di proprietà della chiesa, della curia, e i terreni vengono coltivati dai contadini ma anche dai francescani. La coltivazione più importante è la vite, quindi si coltiva la vite, si produce il vino. Abbiamo individuato queste strutture che vedete qui, almeno tre, quindi ve ne mostro due, che sono dei palmenti, cioè delle strutture per la pigiatura dell'uva. Qui le abbiamo ricostruite in questa bella ricostruzione del nostro allievo. Quindi l'uva veniva portata con i carri, perché c'erano delle strade, no? Delle strade interne che consentivano l'arrivo dell'uva, delle merci dell'uva, veniva avviata la pigiatura. E poi l'uva veniva raccolto, il mosto veniva raccolto e conservato nelle botti. Quindi un'economia, questa di questo convento, molto importante. Insomma, anche in questo caso le fonti ci ricordano come l'uva e il vino prodotto in questa zona di Orvieto fosse la più pregiata. Anche su questo aspetto poi brevemente mi soffermerò verso la fine, perché poi nel pozzo ho trovato anche i
tralci della potatura delle vigne, e quindi stiamo cercando di ricostruirne il DNA attraverso il laboratorio di paleopatologia. Anche in questo caso faccio vedere questa ex sud di Pisa del XII secolo, come vedete la struttura è molto simile, non so se avete presente i palmenti, ce ne sono o scavati, soprattutto nella zona umbro toscana, o scavati direttamente nella roccia, con le vasche, la scavata della roccia, oppure costruite in muratura come nel nostro caso. Ora, i servi di Maria abbandonano il convento e quindi a questo punto il convento viene smantellato, viene completamente smontato. Siamo nel pieno medioevo, c'è la pratica del reimpiego, del riuso, no? Spesso invece di andare a cavare il materiale per le nuove costruzioni si andava a recuperare e a smontare gli edifici più antichi. Come vedete in questa immagine rimane tra il XV e il XVI secolo solo la chiesa ancora in piedi e funzionante e accanto un grande spazio scoperto con delle basi di pietra, dei filari di basi di pietra proprio sul luogo dove c'era la struttura del convento. Queste basi di pietra, che vedete qui, noi all'inizio pensavamo fossero i pilastri del chiostro, in realtà questi pilastri sono costruiti proprio sulle strutture del convento, anzi spaccano in alcuni casi le fondazioni del convento. Sapete cosa sono? Sono le basi di sostegno di pertiche, cioè queste sono le zone basi dei capannoni della fiera, perché in questo luogo del XV secolo si svolgevano delle fiere medievali, da cui il toponimo Campo della Fiera, che è conservato ancora oggi. Quindi accanto alla chiesa di San Pietro in Vetere si svolgeva il Campus Nuntinarum, le nuntine dal nome romano, no? Che è utilizzato come termine anche nel Medioevo, erano proprio i mercati stagionali, le fiere stagionali. E quindi in questo luogo si svolge dal XV e al pieno XVI secolo una fiera, un mercato, forse il mercato del bestiame, ma vengono i prodotti agricoli. È una di quelle fiere importantissime per una città fatta di commercianti, così da commercianti come Orvieto, no? Che gareggiava con Pisa, con Firenze, insomma, vorrei ricordare che i commercianti di Orvieto fanno costruire a un certo punto, finanziano la costruzione del famoso Duomo di Orvieto, che non so se avete visitato sicuramente, le cui dimensioni sono abnormi rispetto alla piazza, che è molto più piccola, no? Per cui far venire mercanti da fuori e attivare questa economia per il comune di Orvieto era fondamentale, quindi erano diverse le fiere che si svolgevano. Questa doveva essere una di queste fiere, forse una di quelle fiere che del bestiame prima si svolgevano in città, poi per motivi legati alla pulizia, alla sicurezza, alla necessità di avere risorse come l'acqua, ad esempio, no? In queste fiere spesso potevano accadere incendi, eccetera, si decide di renderle più periferiche. Qui faccio una carrellata veloce di fiere che si conoscono. A Bologna, per esempio, c'era la fiera dei Foniselli, dei Bachi da Seta, poi in tutta il nord Europa ci sono questi edifici coperti, queste grandi capannoni dove si svolgevano appunto le fiere. Beh, insomma, la fiera dell'Impruneta, no? È un'altra fiera famosa. E di queste strutture ce ne sono diverse. Pensate che a Piazza Navona, a Campo dei Fiori, Piazza Navona, le fonti di età moderna ci dicono che i banconi venivano montati la mattina all'alba, le pertiche venivano inserite, infilate in fori posti nel selciato della piazza e poi alla sera si smontava tutto. Quindi il sistema era fondamentalmente lo stesso. Questo è un po'
insomma, per collocarvi, il sistema della fiera, insomma, noi abbiamo una strada importante che collega Orvieto con Bolsena e la Val di Merina, un fiume che è il Rio Chiaro, una contrada in questo luogo, qui abbiamo una contrada che si chiama ancora oggi Gabelletta, dove c'era l'estinzione delle tasse, le gabelle, quindi lungo la strada si fermavano, pagavano la gabella, la tassa per poter accedere. La carta del popolo del comune addirittura imponeva di sospendere tutte le guerre, tutte le battaglie durante il periodo della fiera, proprio per consentire ai commercianti di arrivare in sicurezza. E in questa carta di Filippo Ameti del 1996, vedete, è indicato proprio il toponimo di Campo della Fiera, per farvi capire l'importanza del luogo. Fiera che poi si svolgerà fino ai primi del Novecento, perché siamo riusciti a trovare questa bellissima fotografia, la fiera del bestiame, a ridosso delle pendici di Orvieto, quindi si sposta un po' più in sotto la Rupe di Orvieto. Ora, questa lunga premessa, questo lungo racconto che parte dal VI secolo a.C. e arriva al XVI secolo d.C. con la fiera, per introdurvi questa scoperta che abbiamo, diciamo, il cui studio è ancora in corso, ma lo scavo si è concluso ad agosto dello scorso anno, del 2023. Ecco perché è la cosa importante, volevo dirvi, nel corso di questi anni abbiamo trovato forse tre frammenti di maiolica di ceramica medievale in tutto il convento. Quindi noi stavamo scavando un convento medievale, una chiesa, degli edifici, qui c'era la fiera, ma reperti che attestassero, al di là delle strutture murali, tutto questo, nulla, quasi nulla. Nelle fasi di ampliamento, quindi, scavando, abbiamo trovato questa struttura circolare, cioè il pozzo, ma ce l'aspettavamo, ci doveva essere, come spesso accadeva nei conventi, un pozzo al centro del convento. E quindi abbiamo cominciato l'indagine di questo pozzo, che è molto più meno profondo del vostro, diciamo, sono soltanto 11 metri e 20 centimetri circa, ma una struttura ben conservata, anzi perfettamente conservata. Si tratta appunto di un pozzo di 11 metri, incamiciato in blocchetti una struttura di blocchetti di pietra, di basalto, con una larghezza molto stretta, 90 cm, in alcuni punti arriva a un metro, ma è abbastanza stretto. Pozzo che nei primi 5 metri era colmo, riempito da terra e pietre. Quindi abbiamo cominciato a indagarlo, ma nei primi 5 metri niente, da terra, pensavamo di abbandonare lo scavo, non c'è niente, anche perché in genere i pozzi arrivano nella profondità, insomma, almeno per le nostre parti, non scendono di sotto i 5 metri. Invece, alla profondità di 4,50 m, 5 metri, è cominciata a comparire l'acqua. Quindi significa che a quella profondità il pozzo intercettava la falda. La falda acquifera che attualmente a 5 metri, probabilmente dove anche allora non lo sappiamo, forse era un po' più profonda. E dalla comparsa dell'acqua in poi, abbiamo cominciato a riportare in superficie una quantità enorme di reperti. È stato uno scavo molto complesso perché abbiamo lavorato nell'acqua, quindi immaginate da 5 metri fino a 11 metri il pozzo era completamente pieno di acqua gelida, acqua che abbiamo fatto anche analizzare per la sicurezza, diciamo, nostra, dei nostri studenti, ed è acqua pulita, quindi non è acqua inquinata, certo non da bere, però insomma non ci sono problemi, ecco, particolari. Uno scavo complesso perché
ci ha imposto l'uso delle autopompe. Abbiamo cambiato circa 6 motopompe a diversa prevalenza, perché man mano che si scendeva bisognava aumentare la potenza, la cosiddetta prevalenza, che ho imparato con questa esperienza, ma soprattutto le motopompe si otturavano continuamente perché si scavava nel fango. Quindi bisognava utilizzare quelle motopompe che usano la protezione civile quando ci sono le alluvioni, ma anche quelle che non erano utili, quindi abbiamo inventato un sistema con dei filtri che evitassero alle motopompe di otturarsi. Quindi a ciclo continuo, prima del 2022 per una brevissima, per 15 giorni poi abbiamo interrotto perché per noi era complicato farlo da soli, e poi per due mesi, nel 2023 luglio-agosto, con l'aiuto di speleologi dell'ASSO di Roma, che per noi sono stati fondamentali perché non ci hanno dotato delle imbracature, tutti i sistemi di sicurezza, abbiamo cominciato a indagare questo pozzo. Qui ci sono appunto una serie di immagini delle indagini. Abbiamo cominciato a indagare questo pozzo, e lo tengo a dirlo, in maniera per quanto possibile stratigrafica. Cioè, cosa significa stratigrafica? Cercando di rispettare la sovrapposizione dei depositi e degli strati, quindi da quelli più recenti fino a quelli più antichi, cioè fino al fondo del pozzo. E siamo stati fortunati perché abbiamo riportato in superficie circa 1000 brocche tra boccali, brocche, sono fondamentalmente forme chiuse, non ci sono piatti, sono due o tre esemplari, ma la cosa importante è che sono intere, sono brocche intere, nel senso sbrecciate, perché nel frattempo, adesso vi spiegherò, c'erano anche i blocchi di tufo che non sono scaricati, eccetera, ma erano tutte brocche perfettamente funzionanti, più o meno funzionanti. C'erano degli scarti, adesso ve lo racconterò. Vabbè, questo video poi ve lo faccio vedere, adesso così, e poi farò vedere un video finale di 2 minuti, e, giusto per farvi vedere la discesa e alcune scene, no, del lavoro, quindi erano lì, nell'acqua, con le motopompe che aspiravano, cercando anche di evitare di non sapere neanche dove mettere i piedi, perché ovviamente era completamente pieno di brocche. E gruppi di lavoro, questi erano i miei studenti, in superficie non solo prendevano in considerazione le brocche per i primi interventi di lavaggio e di pulitura, ma effettuavano quella che noi archeologi conosciamo come setacciatura e flottazione, perché era fondamentale, cioè tutto il fango e la terra che veniva portato in superficie veniva flottato, cioè veniva setacciato in umido e a secco per recuperare i piccoli oggetti che potevano sfuggirci come le monete, ma soprattutto i reperti paleobotanici. Vi farò vedere che cosa abbiamo recuperato, il legno, le noci, gli elementi vegetali fondamentali per ricostruire il paesaggio vegetale di quel periodo, nel periodo del pozzo, quindi nel Medioevo, c'era tutto intorno, oltre anche all'alimentazione, all'economia del convento stesso. Ecco, qui vi riassumo con questa slide la sequenza stratigrafica cronologica che siamo riusciti a ricostruire. Quindi, dalla seconda metà del XIII secolo, inizi del XIV secolo, cioè il momento della costruzione del pozzo, forse il pozzo è costruito appunto alla metà del XIII secolo, qualche anno dopo, qualche decennio dopo l'arrivo dei francescani, fino al XVII secolo. Quindi, per noi sarà enorme soddisfazione trovare confermata la nostra ricostruzione cronologica, prima che vi ho raccontato, no? Cioè tutto quello che vi ho raccontato prima della scoperta del pozzo, quindi la storia della costruzione del convento, la chiesa, la fiera, eccetera,
senza reperti, è stata confermata da tutti i reperti che stavano nel pozzo, perché poi alla fine questi reperti li abbiamo ritrovati all'interno del pozzo. Ora, la domanda è: che cosa ci facevano tutte queste brocche, questi boccali all'interno, interi all'interno di un pozzo? Noi siamo abituati, noi archeologi, anzi il tesoro degli archeologi è lo scavo di immondezzai, no? Scaviamo immondezzai perché i immondezzai ci hanno tantissime informazioni, ci raccontano la vita quotidiana, no? Sempre i miei studenti spesso faccio l'esempio di un film che della mia infanzia, che è Il mistero di Bella Vista, voi lo ricorderete, alcuni di voi ricordano De Crescenzo. E quindi per trovare l'assassino dei vicini di casa cominciano a rimestare la spazzatura. Allora, la spazzatura ci racconta tantissime cose. E se volessero scoprirgli da soli, dovrebbero andare a vedere veramente la spazzatura. Questo non è un lutto, non è un immondezzaio, era successo qualcosa. Allora, la prima fase è rappresentata da queste brocche, e questa è una truffetta, che sono classiche forme orvietane, sono produzioni principalmente orvietane. Tra queste una, anche una fiaschetta di un pellegrino, che ce l'avete presente, che è piatta dietro e bombata avanti, insomma è una forma nota almeno dal VI secolo dopo Cristo, no? Quando cominciano i grandi viaggi verso Terra Santa, eccetera. Queste brocche sono le più antiche, quelle che abbiamo trovato sul fondo. Ma prima sorpresa, prima grande sorpresa, sul fondo di questo pozzo, quindi a 11 metri e 20 centimetri, abbiamo trovato questo oggetto in bronzo, grande quanto il palmo della mia mano, quindi un diametro 10,5 centimetri, grande, fratto, rotto in quattro pezzi, volontariamente. Quindi al centro, con una martellata, questo oggetto è stato spaccato in quattro pezzi. In realtà i quattro pezzi li abbiamo trovati non subito, perché nel fango non era facile individuare, cioè capire che si trattasse di bronzo. E quindi all'inizio, dai primi due frammenti, pensavo fosse Federico II, poi io sono pugliese, quindi potete immaginare Federico II. In realtà non si tratta di Federico II. Si tratta, innanzitutto, che cos'è? È la matrice di un sigillo. La matrice di un sigillo di un re. Un re che è seduto su un trono con due leoni, che indossa questa dalmatica, che ha uno scettro da una parte e il giglio dall'altra. È una matrice che manca dell'iscrizione, e soprattutto, quindi quello che tecnicamente questi vengono chiamati tiparia, cioè il tiparium era il sigillo del re, cioè era la firma del re. I re, per firmare documenti ufficiali, utilizzavano questi sigilli come il papa. E come accade quando muore un papa, il sigillo viene spaccato, anche alla morte dei re questi sigilli vengono spaccati in vari pezzi. Si tratta, nella sua rappresentazione, di Filippo IV, re di Francia, Filippo il Bello, che noi ricordiamo, per eventi importanti della storia del Medioevo. Innanzitutto perché fa arrestare Bonifacio. Vi ricordate la storia dello schiaffo di Aragni? Bonifacio VIII, cioè questo rapporto molto difficile con Bonifacio VIII. Bonifacio VIII, Filippo il Bello impone al clero francese il pagamento delle tasse, Bonifacio VIII lo scomunica, quindi c'è una serie di scomuniche, fino a quando Filippo il Bello, d'accordo con i Colonna, con la dire Colonna, sì, non lui, manda qualcuno
un suo ambasciatore ad Anagni e fa arrestare Bonifacio VIII, che poi di lì a qualche mese morirà. Filippo il Bello lo ricordiamo perché è quello che decide di confiscare tutti i beni dei Templari. Segna Filippo il Bello la fine dell'ordine dei Templari. L'ordine dei Templari era l'ordine cavalleresco più potente e ricco allora, perché, come sapete, avevano saccheggiato la Terra Santa, perché gestivano una quantità enorme di denaro, avevano delle banche, avevano queste percettorie anche qui in Italia, adesso vedremo una ad Orvieto. Filippo il Bello aveva bisogno di fare cassa e quindi decide di avviare una serie di processi contro i Templari, fino a quando nel 1307 fa arrestare i membri dell'ordine dei Templari francesi con le accuse di cospirazione, sacrilegio, pratiche sataniche, sodomia, tutto quello che noi ancora oggi conosciamo dei Templari, no? Queste storie di sette, viene tutto da questa costruzione fatta ad hoc appunto in quel periodo da Filippo il Bello. E Filippo il Bello chiede ai sovrani di tutta Europa di fare lo stesso, cosa che pian piano poi accade. Allora, ecco, noi di Filippo il Bello non conosciamo matrici di sigillo, non conosciamo i sigilli, perché i sigilli di questi sovrani non si conservano, proprio perché venivano distrutti alla morte del sovrano, venivano occultati, rifusi, ma conosciamo i sigilli in cera, cioè i positivi, no? Sui documenti ufficiali conservati sia in Francia, ovviamente, ma qualcuno anche all'archivio vaticano. Allora, abbiamo riprodotto ovviamente con il nostro sigillo, che non ha una matrice stanca, è una matrice fresca. Abbiamo riprodotto, come vedete, quello in rosso in silicone, la nostra riproduzione, il positivo, e poi l'abbiamo confrontato con una serie di sigilli in cera conservati in giro per il mondo, ripeto, soprattutto in Francia e a Roma, all'archivio Vaticano. Allora, la domanda è, ovviamente tutto quello che vi sto raccontando è accaduto nel corso di questi 5 mesi, quindi sono aperto a tutte le ipotesi, a tutte le idee, ai consigli, perché noi comunque abbiamo deciso di raccontare questo scavo. Noi archeologi siamo lenti, no? Come è giusto che sia nello studio, nell'analisi, nella scrittura, però abbiamo scelto anche con l'amica Lorenza, citata la mostra, abbiamo scelto comunque di fare una mostra. Abbiamo chiuso lo scavo ad agosto e a ottobre, e anche un catalogo, sì, e a ottobre abbiamo inaugurato questa mostra a Roma, alla Fondazione Besso, per cui vi farò vedere, sapendo di correre dei rischi, anche delle critiche, i rischi delle critiche, perché ovviamente in 2 mesi è una follia, no? Abbiamo deciso comunque di farlo, mettendo le mani avanti, dicendo: guardate, noi ve lo raccontiamo, stiamo studiando, e quindi tutto quello che vi raccontiamo potrebbe subire degli aggiustamenti. Allora, che ci fa un sigillo così importante di un sovrano francese nel pozzo di un convento di campagna in Italia? Questi sigilli non lasciavano gli stati, o meglio, si spostavano con i sovrani. Quindi è impensabile che un oggetto di questo genere potesse superare i confini della Francia. Allora, queste sono le nostre tre ipotesi, perché poi il sigillo lo studio l'abbiamo affidato a un sigillografo, un esperto di sigilli, che è il dottor Luca Becchetti, che è un sigillografo dell'Archivio Segreto Vaticano, che oggi non si chiama più Archivio Segreto Vaticano. Si chiama, Papa Francesco ha cambiato la denominazione, si chiama Archivio Apostolico Vaticano, dove peraltro sono conservati appunto i sigilli di cera. E quindi la prima ipotesi è la seguente: Filippo il Bello e Bonifacio VIII.
Allora, il primo legame è questo. Bonifacio VIII è presente a Orvieto, e anzi un papa molto presente a Orvieto, fa costruire anche degli edifici a Orvieto, ci sono delle statue di Bonifacio VIII portate sulle porte di Orvieto, e Bonifacio VIII canonizza lo zio di Filippo il Bello, che è San Luigi dei Francesi, nel 1297, quindi siamo in una fase in cui tra i due c'è ancora un buon rapporto, c'è ancora un contatto. Allora, questo oggetto potrebbe essere un oggetto o di propaganda, una riproduzione, o un oggetto di propaganda, un dono, o un oggetto da collezione, che in qualche maniera, non sappiamo come, è arrivato in questo luogo. Questa è la mia ipotesi, secondo me è la meno credibile. Però la pongo alla vostra attenzione. Sì, vi ricordo che il sigillo non ha l'iscrizione, quindi significa che non poteva essere utilizzato, cioè non è utilizzabile dal punto di vista ufficiale. Ci doveva riportare, come avete visto, come vedete qui, Rex Francorum, eccetera. Quindi, così com'era, non era utilizzabile per i documenti. Seconda ipotesi, Filippo il Bello, ce lo dice Mark Bloch, in questa ormai datata, una bella monografia di Re Taumaturgi, era un re santo e un re taumaturgo. Nel Medioevo faceva parte di una dinastia dei re francesi e inglesi che guarivano i malati da una malattia particolare, le scrofole, che era una malattia della pelle che veniva al collo. Ecco, l'adenite tubercolare. Una tipologia di un'infezione tubercolare che era dalla forma si dovrebbe essere l'adenite. Quindi questi malati di scrofole si recavano da Filippo il Bello, ma anche dai sovrani precedenti a Filippo il Bello, anche dai San Luigi dei Francesi e dai sovrani inglesi, per farsi guarire. C'erano dei giorni particolari della settimana in cui i re davano udienza ai malati e avveniva questo rito del tocco. Non solo, alcuni di questi sovrani donavano anche degli oggetti. Noi conosciamo quelli inglesi, i crumb ring, cioè gli anelli, bracciali o addirittura le monete, i touch keys, no? Cioè, Giacomo I d'Inghilterra donava queste monete che poi venivano portate al collo. Insomma, questi oggetti, non solo i sovrani, ma anche gli oggetti, acquisivano proprietà taumaturgiche. Allora, la seconda ipotesi è che questo oggetto, riproduzione quasi fedele di un tipario, possa essere stato utilizzato come oggetto sacro, come oggetto taumaturgico, cioè che qualcuno, evidentemente benestante perché è un oggetto pregiato, lo avesse in una vista in Francia comprato al mercato nero, non sappiamo come, e poi portato in Italia. Sappiamo, e ce lo dice Mark Bloch, che dall'Umbria, in particolare a Perugia, c'erano anche dei francescani, anzi, in particolare due francescani, vengono ricordati, che vanno da Filippo il Bello a farsi guarire dalle scrofole. Quindi siamo in un periodo veramente in cui la spiritualità e il pagano e il sacro si mescolavano tra di loro. Quindi, partivano anche italiani dalla Toscana, dall'Umbria e andavano, si recavano da Filippo il Bello per farsi guarire. Vi ho riportato due passi. Una è di Shakespeare, dal Macbeth, della gente afflitta da strane malattie, tutti gonfi e ulcerosa, che fa pietare la vederla, egli, cioè il re, la guarisce appendendo al loro collo una medaglia d'oro con sante preghiere e si dice che il re, suoi successori, trasmetterà questa benedetta virtù guaritrice. Un medico di Filippo il Bello scrive come il nostro Salvatore, Messia Gesù Cristo, esercitando con le sue mani la chirurgia, vuole onorare i chirurghi, così e nello stesso modo il nostro serenissimo sovrano
re di Francia, guarendo le scrofole con il semplice contatto. Quindi la seconda ipotesi è che questo oggetto fosse conservato da qualcuno con questa funzione. Terza ipotesi, al momento quella, poi l'ipotesi è superata, però quella che viene più, che pensiamo possa essere quella più credibile. A ben vedere, il confronto tra il nostro oggetto e la nostra matrice e gli originali di cera, ci sono delle piccole differenze. I capelli del soprano, le maniche della dalmatica, ve lo indicate qui, le angolazioni del panneggio, vedete qui lo scettro ha una curvatura, una leggera curvatura, curva un po' rispetto agli originali, le tessere nello strano, insomma ci sono dei piccoli difetti, delle piccole differenze che ci fanno pensare che possa essere un oggetto contraffatto, cioè qualcuno, a questo punto noi pensiamo legato ai templari, potrebbe aver contraffatto un originale, un tipario originale, no? Di Filippo per produrre documenti falsi. Ha fatto realizzare questo oggetto utilizzando un positivo, cioè un sigillo in cera. O in qualche maniera è venuto in possesso di un originale che ne ha consentito la riproduzione. Tenete presente che gli italiani erano degli orefici molto riconosciuti, molto ricercati in Francia, non solo, ma anche in nord europei, e quindi erano orefici italiani che si recavano in Francia per lavorare alle corti francesi. Quindi non è escluso che qualcuno si sia rivolto a un orefice italiano, a un artigiano italiano, per produrre un falso. Che cosa sappiamo? E peraltro in quel periodo chi poteva essere interessato a produrre documenti falsi se non i templari? Che cosa sappiamo dei templari? Sappiamo che erano ricchissimi e che a Orvieto erano molto potenti. La precettoria di Orvieto aveva diverse proprietà, c'è una, ancora oggi, Plebellum Baldani, che ha la sede produttiva appunto molto qualche chilometro di distanza da Orvieto, si conservano ancora queste case fortificate, semi-abbandonate, coltivavano, pescavano, producevano, avevano banche nella città, continuavano a avere donazioni, insomma venivano peraltro mal sopportati dal clero regolare, quindi dai francescani, perché insomma avevano delle possibilità enormi, e tra l'altro i papi li difendevano, non pagavano le tasse, ad esempio, però ai comuni facevano conto perché controllavano armati le strade di accesso alle città, quindi tutto sommato potevano essere ben sopportati. Quindi noi immaginiamo che nel Filippo il Bello muore nel 1307, se non ricordo male. Quindi, verso la fine, verso la fine della vita di Filippo il Bello, qualcuno può aver prodotto dei documenti falsi, o aver tentato di produrre dei documenti falsi per salvarsi. Perché, come dicevo prima, anche in Umbria, anche in Italia, anche a Orvieto, i templari verranno processati, verranno processati a Viterbo. E tutti i beni verranno, quelli che vedete qui, questi edifici, questi campi, verranno confiscati. Andiamo avanti però, sono suonato parecchio, però adesso riassumo. Dopo la matrice di sigillo, veniamo ai nostri vasi, perché abbiamo cominciato a... quindi io adesso vi racconto delle più antiche e più recenti, ovviamente lo scavo è venuto in maniera diversa. Abbiamo trovato il primo lotto di
un lotto molto consistente di ceramica che è stato scaricato nel pozzo. Sono vasi interi, questa è una tipologia varia, nel periodo della peste, cioè nel 1348-49, la famosa peste, di cui parla anche Boccaccio, distrugge, fa morire tantissime persone, e gli oggetti che erano stati toccati dagli appestati devono essere bruciati o devono essere gettati. I pozzi vengono chiusi perché i pozzi erano la causa della diffusione della peste. Apro una parentesi, voi ricorderete chi erano stati accusati anche a Orvieto, o meno Orvieto, però a Firenze, a Bologna, di aver diffuso la peste, di aver avvelenato i pozzi, gli ebrei. Quindi il nostro pozzo viene distrutto, smantellato, il muretto, la vera, l'imboccatura, eccetera, vengono buttate all'interno del pozzo, che è pieno d'acqua, e insieme ad essi anche le brocche. Le brocche forse del convento, o meglio, di una fornace che era vicino al convento. Perché accanto alle brocche intere, qui faccio vedere una tipologia veloce, abbiamo trovato anche brocche in fase di produzione, boccali in fase di produzione, i cosiddetti biscotti, nelle varie fasi di produzione. Quindi significa che lì c'era una fornace, che ancora non abbiamo trovato, che produceva vasi e che durante la peste viene abbandonata, il pozzo viene distrutto e viene occultato. Questa è sono parte dei blocchi che abbiamo trovato, e questa è la vera del pozzo, che è stata spaccata in quattro pezzi e buttata all'interno e poi ricostruita. Qui vi faccio vedere alcuni di questi esemplari bellissimi, e con un amico Maria Maria abbiamo trovato anche i confronti, perché sono alcune botteghe, si conoscono veramente alcune botteghe, perché poi la cosa importante di questo scavo è che spesso noi non conosciamo le collezioni, le produzioni orvietane, da collezioni private, da collezioni museali, non da scavi stratigrafici. E quindi spesso, vero, è difficile anche dare delle relazioni precise. Il dottor Marini è stato, fino a poco tempo fa, conservatore del Museo del Bargello, e ha pubblicato una bellissima collezione orvietana, quindi ci siamo confrontati molti. Qui, giusto per giocare, vedete l'arpia medievale, l'arpia sirena, è ancora la rappresentazione iconografica classica, della sirena classica, cioè la donna uccello, così come era rappresentata dai vasi, così come ce la ricorda, no, Ulisse, le arpie, le sirene, il suono delle sirene, poi diventerà in età moderna, nel Medioevo, la sirena così come la conosciamo, metà donna, metà pesce. Questi sono i biscotti. Ebbene, ho trovato almeno 150 biscotti con difetti di cottura, quindi non sono utilizzati perché non avevano completato la fase di produzione. E poi, vedete le varie fasi, abbiamo trovato questi vasi anneriti, sembra scherzando che abbiamo definito un bucchero medievale, perché sono un po' metallici. E il ceramista, nella fase di produzione, nella fase dell'infornata, aveva avuto un problema di cottura, e quindi a un certo punto i vasi sono affumicati, anneriti. E qui alcuni elementi tecnici, no? Questi forellini per l'applicazione, cioè che sono la traccia del bastoncino che serviva per applicare le protomi, che sono queste protomi a forma di pigna, che sono tipiche delle produzioni orvietane. Vedete? Lo stesso vaso, la tipologia di vaso, con i tre momenti, il biscotto, la cottura sbagliata e il vaso finito. Tutto questo trovato, buttato all'interno nella fase della peste.
produzioni in serie, vabbè, non mi soffermo, sono le classiche produzioni della seconda metà del XIV secolo, orientali. Ora, dopo questa fase di cesura, e questo è l'unico butto vero del pozzo, abbiamo continuato a scavare, quindi salendo, abbiamo trovato altri 400-450 esemplari interi di vasi del XV, di brocche del XV-XVI secolo. Cambia lo scenario, cambiano i colori, cambiano le produzioni. Accanto alla produzione orbitale, caratteristiche orbitale, anche vasi provenienti dalle città vicine, da Deruta, d'Acqua Pendente, da Viterbo, dalle città dell'Alto Lazio. Siamo nel periodo della fiera, quindi significa che il pozzo, dopo la peste, nel XV secolo, quando, ricordate, accanto alla chiesa si sviluppa la fiera, bene, quel pozzo viene riattivato, viene ricostruito e viene utilizzato dalla fiera. Quindi immaginate, prima che ho fatto vedere una ricostruzione con i capannoni, eccetera, immaginate questi vasi venduti in queste fiere stagionali. Ma che ci facevano questi vasi interi, questi veramente interi, come vedete, sul fondo all'interno del pozzo? In questo caso non si tratta di un butto. Questi vasi sono stati persi, sono caduti nell'atto continuo di tentare di raccogliere l'acqua. Ora, sembra un'assurdità, ma voi vi siete mai chiesti quanti oggetti si possono perdere in un pozzo? Questo perché lo diciamo? Perché accanto ai vasi e con i vasi abbiamo trovato questo strumento che vedete lì rappresentato. Tra l'altro abbiamo inserito anche il detto romano, per esempio. Si tratta della bompara, è uno strumento che si utilizzava fino ai primi del Novecento, non so se dalla vostra parte si usa ancora oggi, da noi sì, da noi giù in Puglia. Ma questo qui non è l'originale, è un oggetto dell'Ottocento che ci ha portato un contadino. La bompara è questo strumento a rampini, a tanti ganci, che viene utilizzato dai contadini per recuperare dei pozzi secchi, brocche, oggetti che venivano persi. Quindi veniva calato e alla cieca si iniziava a recuperare. Ma abbiamo trovato non solo, vedete, le catenelle, i ganci, anche le anse con ancora i ganci e le catenelle immanicate che si erano spezzate facendo perdere i vasi all'interno del pozzo. Ora, ovviamente su questo possiamo ragionare, possiamo, diciamo, nel nostro amico Ricetti, che studia, insomma, un profondo conoscitore della cerebralità, che dice, diciamo, che ha dei dubbi su questo aspetto. Secondo lui, nel catalogo lo scrive, potrebbe essere successo altro, cioè in un momento di battaglia, di scontro tra città vicine, qualcuno, qualche militare, qualche è arrivato, ha preso questi vasi e li ha buttati nel pozzo. Non lo so, probabilmente non lo sapremo mai, quindi sono azioni su cui possiamo fare delle ipotesi, ma chissà. L'ipotesi, una lezione facile in un momento è questa, cioè che siano stati persi, siano caduti e sono perfettamente conservati perché c'era l'acqua. E l'acqua non li ha fatti, no, l'acqua attutiva la caduta, semplicemente, quindi sono accumulati uno sopra l'altro e conservati così. come perché? Ha durato da 16 metri intero. Sì, perché c'era l'acqua, evidentemente. E qui, vabbè, insomma, vi faccio vedere, questi sono quelli che vengono un po' dal circondario, appunto, vi dicevo, Deruta, Acqua Pendente, ci sono delle rappresentazioni di genere, no? Con il borghetto, insomma, ecco, questa è la cartina con l'areale, e quindi dobbiamo immaginare questi commercianti che arrivavano via alla fiera con i loro banconi e vendevano questi vasi.
Ci sono anche queste, no? Anche le brocche, quelle più comuni, che sono le tipiche brocche di produzione ovietana. Tra l'altro i vasari ovietani hanno proprio questa rappresentazione, insomma, sono le brocche d'acqua, ecco. Ecco, qui ancora altre immagini abbiamo utilizzato in alcuni confronti dell'amico Marino Marini, e la rappresentazione della balestra. Ecco, questa è la nostra arpia, questa è l'arpia del Bargello, vedi, sono molto simili, come oppure la rappresentazione di un leone, una cosa, un leone cinese, e poi il bestiario vario, galli, pesci, animali fantastici, un coniglio nuziale, insomma una tipologia veramente ampia che va dal XIV fino al XVI secolo. Ecco, anche ovviamente ci troviamo in un luogo di culto, un luogo sacro, quindi brocche che rappresentano anche, anche scene liturgiche. Io mi soffermo su questa perché è una, l'unico, uno dei due, tre piattini di coppette che abbiamo trovato. Non so se si vede bene, vedete quei segni rappresentati, ve li conoscete? È la passione, sono i segni della passione di Cristo, la colonna, la croce, la scala, le frecce, i chiodi, insomma, la passione di Cristo. Insomma, è un contesto, insomma, un luogo sacro, un monastero, un contesto di luci. Infine, poi chiudo, l'epilogo, cioè l'ultima fase, è quella del XVII secolo, con i vasi da fiore, no? Questi, con queste brocche filtro, e poi gli oggetti di uso quotidiano della comunità di contadini che qui risiede fino al XVII secolo, perché tutto quello che vi ho raccontato poi dal XVII secolo in poi verrà ricoperto dalla terra, sarà un campo arato, no? Quindi torniamo, ci avviciniamo all'età contemporanea. Ovviamente ci sono anche le perdite che ho raccolto, vi racconto, vi dicevo, resti botanici, di zucca, grilli, noci, noccioli di pesca, resti di vite che stiamo facendo analizzare dal laboratorio di archeologia ambientale, insomma, paleologia dell'Università del Salento. Peraltro questo collega che studia questi reperti botanici ha riconosciuto dei semi di zucca che non sono autoctoni, ma sono, ecco, vi anticipo questa cosa, ma probabilmente sono americani. E qua si apre tutto uno scenario che potete immaginare. Perché siamo stati molto a ragionare dal punto di vista grafico, come potete immaginare, perché quindi significa che non possono essere arrivati almeno un cinquantennio dopo della scoperta dell'America, almeno. E quindi stiamo facendo un'analisi del carbone 14 per vedere se c'è l'inta della relazione. E poi oggetti vari, metalli, chiavi, come dicevo, catenelle, cesoie, coltelli, le prime forchette utilizzate, no, che comparivano. Ecco, questa è l'ultima traccia della chiesa di San Pietro in Metre e del convento, il Catasso di Lione del 1764. In questo catasto, in questo campo, rappresentato in questo catasto, si vede il disegno della chiesa, così come la terra ce l'ha restituita. Insomma, gli spunti di lavoro sono tanti, abbiamo moltissimo da lavorare. Ad esempio, cercheremo quest'anno la famosa bottega del vasario, cioè la presenza della fornace. Abbiamo fatto delle indagini geofisiche, quindi c'erano delle anomalie, quindi cercheremo di scavare in quel punto. Ci sono stesse rappresentazioni, stessi temi decorativi, rappresentati in maniera differente, in maniera più cursoria, più raffazzonata in alcuni casi. Allora abbiamo pensato alla presenza di bambini, di donne, insomma, di più persone che lavoravano ovviamente in un contesto familiare.
stiamo ragionando, cercando di affinare le modalità di formazione del palinsesto archeologico del pozzo, sul discorso appunto del butto, che cosa è butto e che cosa è perdita, perché vorrei ricordarvi anche che anche, abbiamo trovato anche oggetti antichi in strati più recenti, ma questo non ci crea problemi perché c'era il collezionismo, cioè quanti di noi conservano in casa la brocca della nonna di 150 anni prima? E tra l'altro in un periodo in cui il riuso e anche la situazione di oggetti era molto diffusa, la circolazione delle merci in entrata e in uscita fino all'abbandono dell'area. Tutto questo, come dicevo, l'abbiamo raccontato in questa piccola mostra che abbiamo inaugurato a ottobre, la Fondazione Besso a Roma. Abbiamo prodotto anche questo catalogo che l'amico Mario Marini ha presentato a dicembre. Queste sono un po' sono le immagini di questa mostra in questo contesto meraviglioso che è la, che è la Fondazione Besso. E qui concludo. Grazie. Qui siamo nel nostro laboratorio a Foggia. Bene. Grazie mille, entusiasmante questa storia. Mi chiedevo solo questo, ma c'è una fase di vita del pozzo proprio appena costruito, costruito per? Allora, la fase di vita, al di là del sigillo che abbiamo trovato sul fondo, ma che ne definisce l'uso. Allora, non vi ho fatto vedere questo oggetto, in realtà l'oggetto più antico è una brocca con un beccuccio pellicano acroma, e poi abbiamo trovato una ciotola di legno che non siamo riusciti a fotografare, nel senso che al momento è infotografabile perché appena raccolta, essendo legno, è stata imbracata, rivestita di ovatta ed è in fase di restauro.
noi pensiamo che questa ciotola possa appartenere appunto al gruppo dei Francescani, ai Francescani o ai Servi di Maria, insomma comunque sia l'oggetto più antico del pozzo, che segna la fase, cioè l'inizio dell'uso del pozzo. Ci sono delle domande? Sì, no, volevo fare un'osservazione posto per te. Un'osservazione sulla presenza di una fornace, non per affrettare gli entusiasmi, ma noi Puzzi, a parte questo, il nostro gruppo è una scuola di tanti, e uno qui a San Biagio della Stellina, sulle colline del Montalbano, molto lontano dai centri di produzione, dentro aveva biscotti, non solo, ma anche boccali dipinti e non cotti, Montelupini, come non va, e chiaramente erano stati utilizzati nel pozzo, ma non venivano da una fornace vicino. Quindi bisogna stare un po' attenti a questo, perché sempre, anche a noi sembrava incredibile che si utilizzassero, cioè, intendo dire, oggetti smaltati e dipinti, ma non cotti, sembrava prova provata della presenza della fornace. In realtà erano stati utilizzati proprio per attingere l'acqua nel pozzo, nonostante fosse in quelle condizioni, e anche per tantissimi biscotti. Quindi è possibile che ci sia a volte una condizione di riuso anche per povertà, è ovvio che almeno un grosso cerebro, era possibile che ci si potesse approvvigionare anche di oggetti di secondo o di scarto, però ci vuole essere la fornace, è una cosa, insomma, che un avvertimento, quindi insomma, noi abbiamo visto questo tipo di situazione e può darsi che ci sia una cosa del genere, come si trovate la fornace molto meglio. E un'altra cosa, è straordinaria questa faccenda. Toponomastia, lo trovate una fiera, anche il fan non è detto che non fosse accompagnato da un'attività, sì. Chiaramente, no? Quindi una cosa straordinaria, credo che forse unica in Italia, una così lunghissima presenza di queste attività. Ecco, mi chiedevo però se questo fatto si sa storicamente, che le unità monastiche chiedevano privilegi imperiali di fare delle fiere fatte fuori dalla città, perché poi all'interno c'era un sacco di problemi e sanitari, ma anche di dogana, insomma, sì. E le, cioè, c'è per esempio a San Gimignano, c'è un caso, ecco, mi chiedo se potete pensare al fatto che magari addirittura i templari avessero provato a chiedere, e magari c'erano forse anche mezzi quasi riusciti, una loro fiera in questo posto esterno, e poi la cosa magari era andata a buon fine e sono subentrati magari un po' di tempo dopo altri soggetti monastici, perché la cosa, insomma, in bibliografia ci sono tantissimi esempi di questa faccenda, di proprio fiere chieste anche quelle francesi sulla Loira, che erano già nel 8 secolo, insomma, venivano chieste alle autorità più importanti per questo uso, diciamo, di servizi, ovviamente, economicamente, per promuovere i monasteri, la costruzione, cose del genere. Non so, potrebbe essere. Sì, la gestione. Della fiera, sì, da parte, sì, dei, sì, 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 che loro poi chiedevano, naturalmente prendevano certo, una percentuale, percentuale. Quindi mi chiedo se per caso, no, magari non è rimasto traccia, questo non è nella documentazione scritta, di solito qualche diploma c'è, insomma, sì, che attribuisce la facoltà al monastero di fare una fiera. Magari lì c'è stata una donazione, sì, di un monastero, però il monastero non c'era più. C'era soltanto la chiesa, sì, sì, perché dopo la peste San Pietro in Vetra, questa chiesa, visto che ormai i campi sono depopolati perché sono morti tutti, insomma, la maggior parte, dopo la peste le fonti dicono che la chiesetta viene associata nella gestione amministrativa a un'altra chiesetta, quindi il convento non c'è più, cioè questa chiesa è accanto a questa fiera che si svolge, e i francescani
sia di Maria, non sono proprietari di quell'area, perché in realtà non lo sono mai stato, non ci avevano in affitto perché il vescovo era affidato. È interessante questa, cioè, questa possibilità. A volte c'è anche il interessamento del vescovo, sì, eccetera. Sì, sì. Però può darsi che appunto non ci fosse più quella situazione. No, no, però è interessante questa cosa, questo legame tra la fiera e i templari, perché certo rimane un grosso dubbio chi, perché ha realizzato questo oggetto e soprattutto se è liberato, perché comunque è moneta, cioè per quel tempo liberarsi di un oggetto di bronzo che ha un valore, no? Ha un peso, un valore, insomma. Un esempio, importante. Poi ovviamente le comunità civiche e cittadine hanno cercato di abolire questa situazione perché erano esterne e derivavano da interessi ecclesiastici di cui loro non più sapevano niente. Sì. Quindi, la situazione c'è, è una possibilità. Da profana, bellissima domanda, ma esistono altri esempi in Italia e in Europa di pozzi con una tale quantità di vasi di cerame e di brocche così integre? Non lo so, aiutami. Ecco, perché la cosa che sorprende è la quantità e l'integrità di questi vasi. Allora, in genere si trovano discariche, vuol dire di pezzi rotti, no? Evidentemente. No. Allora, in Europa non lo so. Allora, in Italia, che io sappia, però posso essere smentito, non mi risulta che siano stati trovati un pozzo con un deposito di vasi in questa quantità, in questa varietà e integrità, questa è la cosa che cioè, e non buttati, cioè, o meglio, buttati, per cui su questa cosa possiamo anche ragionare, perché poi io ho dovuto anche un po' ridurre, tagliare, ma i biscotti hanno difetti di cottura, quindi non potevano essere utilizzati, cioè erano crepati, non erano rotti, e durante la cottura avevano delle crepe, quindi perdevano acqua, non potevano essere utilizzati. Tra l'altro, appunto, abbiamo trovato anche questi anneriti, no? Una quantità di questi completamente anneriti. Professor Gelli, che è che ha visto questi materiali in laboratorio, all'inizio aveva ipotizzato che questo annerimento fosse stato provocato dalla ossidazione degli smalti. Perché è possibile? Non è così. Poi l'ho chiamato e non è così, perché non solo perché abbiamo fatto delle analisi archeometriche al microscopio ed è proprio fuligine, no, ma il collega Cristiano Ricetti ha preso un frammento di questi vasi anneriti, l'ha portato da un ceramista ovietano, lo hanno riportato a temperatura di 900 gradi ed è tornato perfettamente con gli smalti lucenti, verdi, così come erano. Quindi per tutti sotto c'erano gli smalti. Quindi è scomparsa la fuligine ed è ritornato smalto. Le fotografie, se poi vi interessate, le faccio vedere. Sì, questo è stato fatto anche del materiale dei pozzi, è stato anche ricolto le cose. È una lacerazione che sia nell'acqua. Nell'acqua? Non è un difetto di cottura, è un difetto dell'ambiente. Cioè lì parla dell'ossidazione, sì, cioè l'annellimento e... Annellimento, sì. C'è un articolo su questo. La giacitura si trova tante volte in dentro, sì. Ma io ho visto anche quelli lì. Quelli sono proprio affumicature, cioè bruciamenti avvenuti perché c'è una brocca che metà, sì, ma non è rotta, c'è una brocca intera che per metà è stata a contatto con il fuoco troppo violento e l'altra invece è venuta bene. Io sono convinto che sia un errore di cottura, lì, veramente. Le abbiamo analizzate, cioè,
non è ossidazione dovuta all'acqua o alla giacitura. Peraltro, nella stessa condizione abbiamo trovato contemporaneamente i vasi perfettamente puliti, con gli smalti ancora lucenti, accanto a questi anneriti. Quindi sì che è stato uno scarico contemporaneo, contestuale, e sono gli elementi da camera di combustione che forse si è rotta, la canotta, cioè se si è accumulato lo scarico. Ha preso fumo. Sì, ha preso fumo, ma le faccio vedere anche poi queste fotografie, perché adesso magari poi le faccio vedere, le recupero, perché hanno reinserito nella fornace i frammenti anneriti e la fuligine si è volatilizzata, scomparsa ed è ricomparsa nel ricomparso lo smalto, diciamo, fatto, cioè il processo inverso, la riduzione è passata così. Esatto. E non so se ho risposto. No, sta facendo lo stupore, come? Rimane lo stupore di questa quantità e l'integrità. Però posso capire la, scusi, sì, no. Posso capire che scendendo se c'era dell'acqua, sì. Si sono come attutiti, ma la quantità. No, allora è chiaro che soprattutto per la fase della fiera, l'idea che i vasi siano diversi, ripeto, è una prima idea. Però può essere davvero successo qualcos'altro. Sì. Io lo escludo, ma no. Che qualcuno, non so, in un momento di guerra, di battaglia, abbia preso questi vasi e si sia peritato di buttarli una alla volta all'interno del pozzo, non lo so. Anche perché sono diversi, non sono tutti della stessa. No, quelli del primo periodo sono tutti della prima metà del secolo. Sì. Gli altri vanno da 400 sì. Con i raggi a metà 500. Sì. Quello vuol dire che la cronologia non fa pensare a una nazione unica. No, unica, appunto. Si può dare una risposta al profano qui? Sì, infatti, infatti. Adesso che non rispetto di cerare, ma lei ha detto giustamente che un tale quantità è varietà, magari no. C'è adesso Fiesole, non so quanti pozzi in cui sono in Italia. Anche a Besagna, di Fafuro, a Besagna. Sì, ma ci sono i condensati. Sì, ripeto, un pozzo. Ma erano usati, erano lì perché servivano per tirare su. Tirare su. Una quantità di questo genere. Però sono infatti, se ci fosse nel nostro caso non c'erano oggetti in giacitura no, propria. No, e lascio venire il fasto. Ma allora per essere fiero di quello che sono c'è la roba troppo pesta. Se vieni tutto di un fornace locale. Come mai sono tutti i broker locali, almeno quelli che si parte da lei? Devo dire che questo posto ha fatto soltanto quelle forme, appositamente non torno, cioè questa stiamo parlando delle produzioni orientali della metà del XIV secolo, quindi il primo lotto di ceramica. No, stiamo parlando di quello della festa. Se sono buttati via. Proprio per la testa, come mai hanno selezionato soltanto le forme che non si può fare? Perché quella fornace, perché quella, in quel momento quella fornace stava producendo solo boccali e no? Ma se c'era la contaminazione della testa, perché buttare via solo boccali e non, che ne so, piatti, bacini e altre cose? Ma sono molti gli interrogativi. Non veniva buttato solo. No, è vero. Negli ultimi anni la maggior parte delle prodotti erano come chiusi, ma c'erano un percentuale anche di altri. No, forse perché la brocca, il boccale conteneva acqua, che era la l'acqua. Sì, era quella che più era contatto. Esatto, rispetto a un altro.
se no, dicevo, se il pozzo del lavatore è diciamo dà in qualche modo il senso di cos'è lo scherzo di cornice, noi abbiamo il 70% di forme aperte e 30% di forme chiuse, perché questa è la produzione normale, eh? Cioè una fornace faceva, parlo dalla fine del 400 in poi, e quella lì naturalmente è impressionante questo fatto che noi abbiamo tanti di più di oggetti, ma tutti di seconda intenzione, cioè sono andati in impulso, prima l'hanno accumulati fuori delle fornaci, poi hanno fatto pulizia, hanno tolto tutto, e qui c'è cose non ponibili, cose non ponibili. Quantità enorme, cioè enorme. Ma a parte questo, ma questa quantità qui effettivamente è inusitata, insomma, non si trova oggetti in questo modo, non ci può essere una qualche spiegazione. No, è vero quello che diceva il professore, insomma, cioè, chiaro che i pozzi in uso con vasi persi ne abbiamo, così come abbiamo pozzi che diventano immondezzali, no? Ma si capisce che un immondezzale perché con i vasi frammentati, scartati, buttati, eccetera. Ma a me non risulta, per mia conoscenza, che ci siano pozzi con una quantità di questo tipo di vasi su una lunga durata, esatto. Cioè dalla seconda metà del XIII fino al XVII secolo. E poi che sono stato secolo sul tavolo c'erano le forme chiuse, piatti in no, piatti in forse c'è una cosa che non esiste più, quindi se uno guarda tutti i dipinti oltre gli scavi nel XIV secolo c'era la maiore calcarea, tutte le forme chiuse, inizia nella seconda metà del XIV le prime forme aperte, ma sì. Nel 300 o nel 700 un po' di bacini ci sono? Sì, bacini, bacini, ma gli altri? Gli altri iniziano verso gli anni 70-80 di congiunzione. E comunque anche per quel periodo non l'abbiamo trovato. Ma può essere quella statua la conosce, forse. Anche perché trovato qui scopo, pezzo annerito e prodotto finito. Può essere anche quella stata, sì. Nasce. In quell'occasione hanno buttato via tutto. Sì, c'è da dire che, giusto per aggiungere l'elemento di discussione, è un'area di cioè voi sapete che le produzioni orientali, cioè le produzioni delle botteghe sono all'interno della città, della cava, eccetera. C'è qualcosa anche all'esterno, no? Forse una è stata intercettata dalla sovrintendenza qualche anno fa. Ma le fonti ci dicono che c'erano fornaci nel suburbio, no? nei borghi di Surriba, e lì c'erano le cave che venivano affittate, quindi tra l'altro nel santuario ho trovato due fornaci di ceramica vernice nera, per esempio, quindi cioè lì la regia viene cavata, il santuario aveva mercati, non voglio rispondere anche a quella domanda, lì c'erano i mercatores romani che si ricavano al Falun nel periodo cosa semplicemente dire che non è tanto se ci sono dei pezzi rotti, fessurati, questo è evidente, però diciamo gli elementi cose non sono per nostra esperienza sufficienti a dire che siamo di fronte a una scheda di fornace, sì. Però se ci sono scarti di fornace o indicatori di produzione che non li abbiamo trovato. Appunto, non ci sono magari distanziatori. No, niente. È un po' particolare, insomma. La ricerca è bella così. Sì, certo.